Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere così numerosi. Per me è un motivo di orgoglio essere qui con voi a Bassano del Grappa, perché per me Bassano è una città straordinaria. A dirvela tutta, facevo anche un po' fatica ad arrivare, perché io abito a Susegana e quindi immaginate che cosa significava un tempo a fare tutti i semafori. Adesso con la pedemontana arrivo con un là. E quindi io e mia moglie, insomma, ci godiamo questa bella città. Quindi immaginate cosa significa per me essere qui a raccontare uno dei libri che ho scritto, l'ultimo libro che ho scritto sulle montagne, proprio qui nella città di Jacopo da Ponte. Bene, andiamo, ci immergiamo con le immagini sul nostro massiccio e ci immergiamo con questa prima immagine, che è il sacello del Divin Redentore, che è stato eretto nel 1933, a 19 secoli dalla scomparsa di Cristo, in un luogo dove già esisteva il culto della Madonna secondo la tradizione orale degli abitanti di Possagno. Questo è Cima della Mandria, oggi la chiamiamo la Cesetta o il Capitel di Cima della Mandria, e siamo a 1482 metri sul livello del mare. Un'immagine che ho fatto con il drone esattamente un anno fa, anzi un po' più di un anno fa, e guardate che spettacolo, perché c'era proprio il mare di nuvole che contornava questa cima, è una delle più significative e più frequentate del massiccio. Ma prima di andare a vedere insieme che cosa ha significato per me l'avventura del Monte Grappa, volevo soltanto farvi vedere un po' il percorso che ho fatto, perché magari voi, non so quanti sono della mia zona trevigiana, ma penso che gran parte siano dell'area qui di Bassano del Grappa o limitrofi, per cui magari non mi conoscete, credo. Io intanto faccio un altro mestiere, io vendo camion di base. Quello che faccio, a proposito della montagna e anche come giornalismo, è soltanto una questione di passione. Una passione che mi ha portato a scrivere il primo libro nel 2011, che è Riscoprire le Prealpi Trevigiane. È stata un po' un'avventura, perché? Perché io venivo da un territorio dolomitico, nell'86 mi sono trasferito a Treviso e ho, diciamo, cercato di rivedere il mio mondo delle crode dolomitiche, che non trovavo, e guardavo questa dorsale prealpina con una certa diffidenza, al che mi sono messo a fare dei racconti sul web, era la fine degli anni 90, e ho visto che c'era una certa reazione da parte del pubblico, e un giorno mi hanno detto: ma perché non fai una raccolta di tutti questi itinerari che hai citato e raccontato in un libro? Ho detto: ma io in italiano andavo anche male a scuola, però mi piacevano le materie tecniche, quindi l'elettronica, la matematica e quant'altro, ma andavo male in italiano, al che ho detto: vabbè, proviamo. Ed è stata un'avventura che è andata anche bene, perché cartini non ce n'erano, libri erano pochi, quindi è stata anche una novità. Talmente piaciuto che dopo 3 anni qualcuno mi ha detto: ma fai anche il sentierino che si è nascosto dietro alla chiesetta, il bypass, tutto, diciamo, quel che è il lato B delle Prealpi. Ed è nato i sentieri nascosti delle Prealpi trevigiane. Poi ho detto: basta, non scrivo più niente. Invece no, l'esperto del Fadalto mi ha detto: guarda che tu devi raccontare tutti gli itinerari storici del Col Visentin. Col Visentin è la vetta maggiore delle Prealpi, 1763 metri di quota, è un pelo più basso del Grappa, ma di qualche metro, e ho fatto una sorta di censimento, diciamo che qui sono itinerari ad anello adatti all'escursionismo. Questo invece è un lavoro un po' più specifico per gli amanti della montagna storica, quindi dalla Val Storta, per chi conosce, che è a Revine, dove ci sono i laghi, fino a Sella di Fadato, ci sono ben 59 sentieri antichissimi che io li ho raccontati. 2020, siamo in pieno lockdown, presento un altro libro sulle Prealpi con una formula nuova, cioè Prealpi Flash, perché racconto brevemente l'itinerario e porto il camminatore a usare la parte tecnologica, quindi GPS, tant'è che ho agganciato a fianco del libro un sito che è appunto www.prealpiflash.it, dove si può scaricare le,
tracce GP, le tracce GPS. Parallelamente stiamo chiusi tutti 53 giorni per il lockdown, magari ormai non ce lo ricordiamo neanche più, ma erano proprio 53, e scrivevo 50, una novella ogni giorno, quindi sono venute fuori 53 racconti di storia di montagna che sono state raccolte nella stecca prealpina, che poi è stata tutta una bella storia, l'incasso è stato donato alla Regione Veneto per la ricerca del Covid e quant'altro, insomma tutto un mondo che poi cerchiamo anche di dimenticare come periodo, però sono rimasti i libri. E poi nel 2021 mi chiama l'Associazione delle Colline del Patrimonio del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene a mappare tutta la loro rete di sentieri, quindi la Marina Montedoro, la Presidente, mi dice fammi almeno uno o due itinerari per tutti e 29 i comuni che insistono nel territorio dell'umanità. Ho accettato la sfida, ho detto vabbè ci vorranno 2 o 3 mesi perché una parte li avevo presi gli itinerari da questi pregressi libri, ma in realtà ci sono voluti ben 2 anni perché dal 21 al 23. Ed è nato anche il cammino dell'UNESCO, il cammino delle colline del Prosecco Valdobbiadene, che parte da Vidor e arriva a Vittorio Veneto. Io sono il progettista ed è inserito proprio in questo libro. Nello stesso periodo, 23, presento un libro sulle Dolomiti che è di geoturismo. E qua vedo il nostro amico Loris Giuriati, che lui mi ha fatto una serata proprio qui vicino a Bassano. Un libro particolare, vivere la geologia nelle Dolomiti in una formula nuova, cioè anziché andare a fare dei ragionamenti troppo complessi di come, come sono fatte le tracime di Lavaredo piuttosto che le tofane e quant'altro, lo guardiamo con l'occhio del geologo, sì, ma in maniera semplice, si chiama geoturismo, è un qualcosa che sta andando abbastanza di moda nel nord Europa, noi lo stiamo recependo un po' lentamente, è stata così una sfida. Ecco, questo è stato il percorso. Voi dite, ma allora cosa c'entra il Monte Grappa? Il Monte Grappa io l'ho conosciuto 50 anni fa circa, grazie a questo signore. Questo signore è mio nonno, Dorino, classe 1912, lui ha visto le guerre entrambi da vicino, magari la prima guerra era un po' piccolino, perché ovviamente aveva pochi anni, però qualcosa forse gli sarà rimasto impresso. Molto di più conosciuta, diciamo, è stata la seconda guerra mondiale che lui ha vissuto in maniera tosta in Jugoslavia. Mi raccontava sempre che dalla Jugoslavia lui è tornato in bicicletta e aveva talmente tanta fame che a metà strada ha scambiato la bicicletta con una passua di patate. Questa me la ricordo sempre. E come mi ha portato nel Grappa? Perché lui ha detto ti da venire con me su in cima al Grappa. Ma ho detto no, non andiamoci, ma come? Con questo mezzo di trasporto, una Guzzi 500 Turismo, che sarebbe il Falcone, no? E perché l'ha fatto questo viaggio? Perché secondo me quello che poi sono tutti i nostri nonni, no? Dovevamo rendere omaggio a ciò che è stato la Grande Guerra per il Grappa, soprattutto vedere il Sacrario di Cima Grappa, e quindi per lui era un pellegrinaggio dovuto che i nipoti dovevano fare. E mi ricordo insomma questo viaggio che era come andare in un altro continente sui tornanti della Cadorna, sto motore monocilindrico rimbombava sui tornanti di quella strada. Da quel momento io non ci sono più tornato, perché avevo visto il portale Roma, avevo visto insomma tutta questa imponenza del Sacrario, ma non ho più visto il Grappa, effettivamente non ci sono più tornato neanche in automobile. E poi quando io facevo i miei giretti nelle Prealpi, qui vediamo una formazione particolare che gli abitanti di Quer chiamano la Berta, è una formazione abbastanza rara che si forma con queste nuvole che riempiono completamente la Val Belluna e poi man mano sfumano e nella pianura trevigiana non ci sono più, qui siamo nella stretta di Quero tanto per dirvi. Ma per farvi capire, questo sbarramento del Piave per me è stato anche uno sbarramento mentale, ovvero raccontavo, giravo, bazzicavo nelle montagne fino a Segusino e poi guardavo di là e dicevo ma cosa sarà mai sto Grappa, mi dicono che ci sono le ferrate, mi dicono che ci sono i sentieri bellissimi e le malghe, sì sì, però il Grappa cosa vorrà mai dire? Il Grappa cari miei, a un certo punto decido di affrontarlo esattamente 2 anni fa da Carpen, che c'è un itinerario, non so se l'avete fatto, l'8.50 ed è anche abbastanza tosto, se andate a vedere c'è qualche ragazzo che ha fatto dei video anche su YouTube,
E così, siccome io sono un po' alla ricerca di itinerari secondari, difficili, un po' impegnativi, sono anche un solitario io, tra l'altro, a camminare, ho detto proviamo ad andare a vederlo. E sono partito da Carpen con l'850, ho passato questo borgo, che è Borgo Croci, il Covol della Portadella, e poi sono arrivato in cima a Pian della Signora, a guardare che cosa significa questa bellezza di salire, no? Perché poi quando si va in montagna, quello è bello, si guarda dall'alto, un po' quando io vado in aereo, quelle poche volte che ci vado, dico sempre a mia moglie, lasciami il posto col finestrino, perché mi piace guardare giù, no? E poi si arriva in cima al Monte Tomatico, 1595 metri di spettacolo, guardate che meraviglia, quello era ciò che ho visto quel giorno, la Val Belluna nella sua interezza, qui vediamo la dorsale Coppolo Pelf, tutte le Dolomiti bellunesi, qua giù c'è anche il Monte Serva che tra l'altro chiude la dorsale Coppolo Pelf, le Vette Feltrine, i Monti del Sole, uno spettacolo, ho detto questa è la montagna che fa per me. Andiamo a vedere come è fatto il territorio. Una premessa, diciamo, io che ho visto le Dolomiti, ho visto le Prealpi, no? Quando si dice Monte Grappa non viene in mente una montagna specifica. Cioè, se uno pensa alla montagna classica, triangolare, le Tre Cime di Lavaredo, il Cervino, quelli sono dei monti che hanno una loro personalità geometrica, diciamo, no? Ma se pensiamo al Grappa, il Grappa non ha una identità specifica. Guardiamolo da questa immagine che è presa dal Monte Avena nella zona nord, diciamo. Qui abbiamo il Roncone, abbiamo poi il Fredina, il Col di Baio, tutta la linea dei Solaroli, questo è il Peurna con la Forcella Alta e Forcella Bassa e poi il Sassumà. Vedete che è una serie di elementi. Abbiamo poi il fiume Cismon che si mette nel lago di Corlo e qui la lunga valle di Serenda del Grappa. Il Grappa è un contenitore, il Grappa ha una serie di vette, una serie di valli, una serie di cenge, una serie di pinnacoli, montagne isolate, diciamo che è un insieme di elementi. E se andiamo poi a destra a vederlo guardandolo da il Monte Balcon, che è sempre del gruppo del Cesen, come lo vediamo il Grappa? Qui vediamo addirittura una sorta di anfiteatro e qui insiste l'abitato di Alano di Piave. Anche qui abbiamo una dorsale che è molto simile a quella del Roccon. Qui abbiamo la presenza del Monfenera, che poi c'è anche il Tomba. Qui sopra abbiamo il Monte Spitz, il Monte dove c'è la Malga... Piz, le porte di Salton, qua abbiamo lo Spinoncia e poi il Zoc. Qui abbiamo l'Impervia Valcalcino, qui sopra c'è le volte tedesche e le volte italiane, abbiamo la Rocca Cisa, abbiamo il Monte Bastia e questo è il Cornella. Vedete che abbiamo un'altra formula, un altro punto di vista del massiccio. Se andiamo a sud, sopra Asolo, altra immagine presa da drone, vediamo che addirittura tutto il blocco del massiccio del Grappa appare quasi ancora più informe. Noi vediamo qui la stretta valle di San Liberale, qui ci sono i Napone, le Meatte, il Boccaor. Qui sopra abbiamo le alture dove c'è il Borso del Grappa, il Cornosega, il Legnarola, il Monte Colombera. Si intravede la stretta valle di Santa Felicita e poi la linea che si dirama verso il Tomber e il Monfenera. Quindi altre caratteristiche. Se guardiamo giù in fondo si intravede l'altopiano di Sette Comuni. Andiamoci sopra, sempre con il Grappa. Qui sotto c'è la valle del Brenta, dove abbiamo gli abitati di Pove del Grappa, di Solagna. Qui sotto c'è Campese e Campolongo. Qui abbiamo San Nazario e più in fondo addirittura Merlo. Ecco, qui cominciamo a vedere un'altra caratteristica del Grappa che ci fa vedere la linea dei Colli Alti. I Colli Alti poi li conoscete, no? Non tutti quanti? Quindi si parte da Campo Solagna per poi fare il Col Calzeron, il Col del Gallo, il Col Raniero, il Col del Fagheron, il Col del Fenilon, per l'ultimo abbiamo il Col Moschin. Questo è il Monte Bastia, sopra c'è Madonna del Cornone, per poi arrivare al Monte Averto, il Noselari, Monte Averto e poi le trincee del Col Campeggia. Ecco, quindi abbiamo una caratteristica particolare dove abbiamo addirittura questa valle scavata molto molto profondamente. Poi vi faccio vedere un elemento che ha creato questo fiume. Anche se andiamo in cima,
Abbiamo delle caratteristiche un po' particolari del massiccio, perché abbiamo una frammentazione verso nord-est e degli altopiani un po' più dolci nella parte ovest del Monte Grappa. Chiaramente il nostro bel sacrario di Cima Grappa, avvicinandoci vediamo quanto bello e quanto imponente è stato voluto dal Greppi nel 1935 e poi Loris Giuliatici ne sa qualcosa e l'ha raccontato più volte. Un'opera che è stata creata, diciamo, come continuità di un precedente lavoro che era stato messo in campo addirittura anni prima dal tenente colonnello Gavotti, che lui vedeva in un'altra formula la diciamo, raccolta di tutti i corpi che erano distribuiti attorno al Grappa. Successivamente invece nel periodo del ventennio nazista, dove si voleva la magnificenza, volevano degli elementi molto più d'impatto, l'elemento del sacrario è stato ingrandito e quindi abbiamo questa grande struttura che, voi la sapete benissimo, è divisa nella parte italiana e nella parte austro-ungarica e è collegata dalla via eroica. Ecco, a un certo punto ho detto guardiamolo da Google, guardiamolo dal satellite, che cosa significa questo massiccio. Non riuscivo a identificare una forma, vedevo magari il Piave, vedevo il Brenta, poi la pedemontana, la pianura verso appunto il mare, ma non riuscivo a dare una identità. E allora ho fatto il bordo, ho cercato di creare un confine che ci gira intorno, e un bel giorno uno mi ha detto: ma sai che potrebbe essere quasi un fantasmino? E allora questo fantasmino, che vedete che è un po' triste perché potrebbe far ricordare i fantasmi del passato, sappiamo bene che cosa è successo nei due anni tra il 17 e il 18, ma in realtà è un fantasmino che ride, e questo fantasmino ci accompagnerà per tutta la serata in miniatura a fianco delle nostre slide che andremo a vedere. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio. Cima Grappa, 1775 metri di quota, si diramano delle dorsali che c'è chi dice che sono come una mano, altri dicono a stella, c'è chi dice addirittura come un polipo, una piovra. Io invece ho sempre identificato come elementi di questo fantasmino, quindi la testa, le due braccia e le due gambe. Vedete che c'è la dorsale Meatte, Cima della Mandria e Monte Tomba, che abbiamo visto anche prima, la dorsale del Cornosica, Colombera e Monte Legnarola, che siamo nella parte, diciamo, della pedemontana sopra Borso. Qui ne abbiamo una molto lunga che parte da Cima Grappa, fa il Pertica, poi il Forcelletto, il Prassolane, e continua per il Pertica e per il Fredina e Roncone Col di Baio per arrivare verso nord, dove c'è il lago di Corlo. Molti fanno confusione per questa parte meridionale. Perché? Perché pensano che ci siano due dorsali, no? Una è quella del Rivon Coston, col Costansea, Croce del Termine, per arrivare poi al Col della Beretta, e l'altro quello dei Colli Alti. In realtà, se si va a studiare il libro di geologia del Carraro, che tra l'altro è anche un mio omonimo, si scopre che questa dorsale fa una U, una sorta di cerchio, ed è la stessa a livello geologico. Ecco, pensiamo anche questo un elemento molto significativo da ricordare. Che cosa significa tutto questo? 400 km quadrati di territorio, tanto per darvi un metro di misura. Le colline del Conegliano Valdobbiadene ne sono 181 km quadrati. Le prealpi trevigiane tra Segusino e Pordenone sono 300 km quadrati. Sto signore qua è di 400, ma ce n'è un altro ancora più vasto, che è l'altopiano dei Sette Comuni. Quello è di 560 km quadrati. Pensate un po'. Comunque, di tutto rispetto il nostro fantasmino, vedete qui? Tre province e 24 comuni, non 25. Perché? Perché Quero e Vassi e Alano si sono uniti insieme ed è nato il comune di Sette Ville. Il fantasmino andiamo a vederlo con i linguaggi dialetti, ce ne sono tre: bellunese, trevigiano e vicentino. Questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, perché io poi ho una estrazione bellunese e trevigiana, diciamo una via di mezzo, no? Quando poi ho scavalcato questa linea tratteggiata sentivo questi dialetti strani, cosa fetto invece che cosa fai tu. Cioè, questi
queste cose particolari, come la manera che diventa manara, la casera che diventa casara, il fager diventa fagaro. E allora dico, ma se io ci giro intorno e faccio un bel periplo del grappa, dov'è che torna di nuovo la manara, manera, il fagaro, fager, eccetera, eccetera? E me l'ha detto un signore di Rivalta, che è la Valgallina che sta sotto il finestron. Quindi ricordiamoci questo aspetto, perché lì c'è proprio un salto dialettale, una cosa curiosissima. Continuiamo col nostro viaggio attorno il massiccio del Grappa. Mabunesco, il 15 settembre 2021. Cosa significa? Man and the biosphere, l'uomo e la biosfera, il giusto equilibrio di vita tra noi e la natura, sarebbe l'ideale, diciamo. Ed è una particolare lista dell'UNESCO, un po' diversa dai siti, no? C'è il sito naturale come può essere le Dolomiti, che sono un sistema seriale, oppure un sito di tipo culturale come sono le colline del Conegliano Valdobbiadene. Il Grappa invece ha una lista particolare, appunto legato a questa biosfera, all'ambiente, e ce n'è un'altra nel Veneto che è il Delta del Po. Questi codici, vado veloce perché sono un po' particolari, ma che cosa significano? ZPS, zona protezione speciale, zona speciale di conservazione, e questo codice qua. Significa che anche l'Europa l'ha recepito come un ambiente straordinario, è classificato come un territorio da salvaguardare. Tant'è che ci sono 1600 specie di piante vascolari, quindi che hanno una circolazione linfatica all'interno, 78 endemismi, ovvero che nascono e crescono in zone circoscritte, 54 orchidee spontanee, vale a dire un sesto del patrimonio nazionale. Quindi non è per niente banale il nostro bel massiccio. Progetto Driades, cosa significa? È un portale aperto a tutti, ve lo segnate, andate a casa e guardate, è un censimento di tutte queste specie vegetali che sono a disposizione del lettore, ed è stato creato tra l'altro da uno dei consulenti che mi ha, anzi un paio di consulenti che mi hanno aiutato, Anastasia Sebellin e Sergio Balestrin, oltre alla presenza di Cesare Lasen, che hanno creato appunto un gruppo di lavoro veramente straordinario, recepito anche dall'Università di Trieste. Qualche gioiellino, la Sassifraga squarrosa variante Grappe, pensate che nome, questo è uno dei più rari fiori che abbiamo, tant'è che fino a qualche anno fa si pensava che fosse solo del Grappe esclusivo, invece se l'hanno trovato anche in qualche zona limitrofa, ma diciamo molto circoscritta. Comunque, solo per dirvi che abbiamo dei gioiellini. E questo me lo porto sempre dietro, perché l'ho visto nelle Dolomiti, l'ho visto nelle Prealpi, e adesso l'ho incontrato anche nelle Meatte. La signora vedo che le piace molto. È il rapunzolo di roccia, un fiore anche abbastanza raro, ed è spettacolare. Vederlo così sembra un mazzone gigante, invece è grande così, è piccolissimo. E poi ci sono loro, i camosci, che portabandiera della fauna questi, no? Perché lì c'è anche l'aquila, l'hanno avvistata anche recentemente sul Monte Peurna. Ma quello che a me piace di più è questo, perché? Perché è caratteristico del Grappa, no? Poi assume dei caratteri diversi a nord e ad ovest, sono abbastanza scontrosi, no? Non li vedi neanche. Ma se andiamo nella zona del Monte Colombero, oppure anche nella Valle di San Liberale, si avvicinano quasi a essere degli amici, no? Sono particolarissimi. E poi ci sono loro, le mucche, che rappresentano un po' il simbolo degli alpeggi. Queste sono le frisone, dette anche per le pezzate nere, perché poi ci sono le pezzate rosse, c'è la brunoalpina e la burlina, che la stanno riscoprendo anche grazie a degli allevamenti che ci sono nella zona di Vicenza. E la burlina perché non era più presente recentemente negli ultimi anni? Perché produceva poco, una grandissima qualità di prodotto, ma poca quantità, quindi a livello industriale insomma era vista un po' con un cattivo occhio. Invece adesso che si pensa a far più la qualità, la stanno riscoprendo. Geologia, ecco, questo lo tocco, lo voglio toccare, perché così capiamo anche che cosa significa questo massiccio. Anche io stesso, che ho vissuto nelle Dolomiti, poi nelle Prealpi, quando mi sono trovato davanti il Grappa, ho capito certi meccanismi. Ma non preoccupatevi, che sarò molto breve. Che cosa è successo 200 milioni di anni fa? C'era un bacino cosiddetto bellunese, qui c'erano 1000 metri di livello marino, di profondità,
e qui avevamo l'altopiano, la piattaforma trentina che ha creato il famoso altopiano dei sette comuni, non diciamo mai altopiano di Asiago se no ci bastonano. Che cosa è successo? Che in questo contesto si sono create due situazioni geologiche molto particolari e diverse, sempre deposizioni di molluschi, conchigliette, carapaci, in modo che si crea un'ossatura di tipo calcareo. Calcareo è proprio come quello di voi quando lavate i piatti a casa, che si forma quella parte bianca. Ecco, immaginate, tanta di quella polverina compressa crea proprio queste formazioni geologiche molto importanti. Nella parte bellunese abbiamo le dolomie selcifere e formazione di ignee, anche dolomie formazioni di tipo selcifero di Fonzaso, ecco, e poi abbiamo soprattutto il calcare del Vajont, che è quello che caratterizza tutte le prealpi trevigiane, diciamo da Segusino in là poi, no? Di qua che cosa è successo con questa situazione diversa con la piattaforma trentina? Abbiamo avuto la formazione dei calcari grigi, che sono quelle rocce che si trovano in Valle di San Librale, il Napon, le Meatte, tutto quel paretone dove ci sono i Sasbrusai e quant'altro, sono tutte queste rocce qui, molto importanti e imponenti. E poi se immaginiamo una torta, abbiamo uno strato di marmellata di fragole. Che cos'è questa marmellata di fragole? È il rosso ammonitico, che il rosso ammonitico è molto importante, è presente in maniera massiccia sull'altopiano dei sette comuni, lo abbiamo anche nel Grappa. Ma andiamo a capire che cosa è successo col massiccio delle Grappe e soprattutto dove si è formato. Si è formato esattamente a cavallo di queste due situazioni. Quindi si è trascinato con sé gli elementi dell'altopiano dei sette comuni ad ovest e gli elementi delle prealpi trevigiane ad est. Come traduciamo tutto questo a livello pratico? Che se noi andiamo nella valle di Schievenin, questo è il Sasso delle Capre, guardatemi, io sono io quassù, mi sto facendo un selfie con il drone, qui abbiamo il Fornell e questo è il Cornella. Ecco, se guardiamo questa situazione, per chi conosce le prealpi trevigiane, la zona di Cison di Valmarino, la zona di Miane, assomigliano tantissimo con queste dorsali, queste valli, la valle del Ruio di Cison, presa così con le prese deserte, fotocopia, quindi assomiglia perfettamente a quel territorio. Ma se ci spostiamo man mano verso Asiago, guardate, la Val delle Mure, qui comincia ad aprirsi il territorio, non ci sono più valli incise, fratturate, mosse diciamo anche da importanti faglie che ci sono a nord-est. Una cosa importante anche a livello geologico, questa valle è la meglio conservata a livello glaciale, perché qui c'era un ghiacciaio molto imponente, ma nel tempo non c'è stata quell'erosione dovuta al carsismo che c'è stata ad esempio nella Val Cesilla o nella Val dello Stizzon a Seven del Grappa. Quindi è molto importante, è molto studiata anche da parte dei geologi. E andiamo ancora più ad ovest, andiamo sopra l'Asolone, sempre con il drone, a vedere la linea del Rivon, del Coston, della nave. Che cosa vi viene in mente a vedere questo territorio? L'altopiano dei sette comuni, assomiglia tantissimo. Se non ci fosse il Brenta, che poi c'è anche quel detto, il Brenta non sarebbe Brenta se il Cismon non vedesse una penta, perché cosa significa questo? Che è molto impetuoso, imponente, scava tantissimo, nei milioni di anni ha creato questa Val Brenta dove andiamo verso Trento, no? Se non ci fosse stata questa valle sarebbe stato un tutt'uno, la piattaforma trentina sarebbe stata unica e quindi il Grappa e l'altopiano del sette comuni sarebbe stata uguale. Guardiamo dall'alto con questo schema le stesse rocce, quindi quelle più azzurre sono il calcare del Vajont, quelle un po' più scure sono i calcari grigi che vi ho detto appunto presenti soprattutto in maniera visiva nella valle di San Liberale, ma li vediamo anche altrove. E poi c'è in questa ipotetica torta, oltre che la marmellata di fragole, c'è anche la panna sopra. Qual è la panna? È il biancone. Il biancone lo abbiamo dappertutto. Guardate questo verde, tutta la dorsale del Monfenera al Tomba, tutti i colli alti, l'Asolone, il Rivon e il Coston, la linea del Col di Baio e il Fredina, sono tutti di biancone.
Il Giappone è quella roccia, insomma, che conoscete, no? Poi i camminatori la conoscono perché quando si arriva in vetta al Cesen, tanto per dirvi, sembra di pestare delle piastrelle rotte, no? Fa quel rumore particolare. E c'è poi un'altra particolarità veramente incredibile del Grappa. Perché? Perché il Brenta ha scavato talmente tanto che ha fatto fuoriuscire questa parte rosa. Cos'è questa? La dolomia principale. È lo zoccolo più in basso di tutta la progressione della stratificazione delle rocce, perché la troviamo in tutte le Dolomiti, 3 cimi di Lavaredo. È la dolomia principale, ma la troviamo anche nella pianura, basta andare tanto in sottoterra e troviamo la stessa roccia. E qui fuoriesce, sapete che c'è una cava qui a Carpanè, quella cava sta estraendo la roccia dolomitica che ha, diciamo, è molto preziosa e quindi ha una destinazione commerciale particolare. Ecco. Altri elementi che si porta dietro il Grappa, tutta la linea della pedemontana, qui abbiamo lo stesso Ogbeck, che sono quelle linee di colline parallele tra di loro che ritroviamo nelle colline del Prosecco e sono state insignite come patrimonio dell'umanità, perché in realtà le colline del Prosecco anche lì sono state spaccate dal Piave, ma continuano con i colli asolani e continuano con i colli di Romano De Zedino, ok? Il rosso monetico di cui vi dicevo prima è una roccia che viene utilizzata per fare le piotte, per fare dei pavimenti. Se andate al Santo a Padova, il pavimento in parte è fatto di rosso ammonitico, l'arena di Verona è tutta di rosso ammonitico, ma poi ci sono questi spettacoli della natura fatti del rosso ammonitico, come una sorta di libri impilati uno sull'altro, si chiamano città di roccia. Sono frequenti anche altrove, ma queste sono belle da vedere nell'alta Val delle Foglie, poco sotto la nave. C'è un'altra caratteristica importante che ha il Grappa. L'acqua erode la roccia calcarea per il fenomeno del carsismo. Quando andate ad esempio in Carsiglio, Carsiglio è tipico, no, per il carsismo, ma lo abbiamo anche nell'altopiano dei Sette Comuni questo fenomeno, e lo abbiamo sul Monte Grappa. Qua abbiamo uno schema che è stato fatto dalla professoressa Celi e ci fa vedere che all'interno abbiamo degli inghiottitoi, raccolgono l'acqua e l'acqua fuoriesce nella parte bassa. Quindi Fontanazzi di Solania, Fontanazzi di Cismon ad ovest e le sorgenti Tegorzo e di Schievenin ad est, che sono fortissime queste, sono molto imponenti e alimentano un sacco di comuni della pedemontana, no? E voi dite, ma l'acqua che c'è qui, non esce, resta intrappolata in questi grandi inghiottitoi. A dire la verità c'è qualche sorgentina, ce n'è una in Val delle Mure, poi c'è la sorgente del Murelon, c'è uno stilicidio nel Pertuso, c'è il Bus de Refos, ecco, questi sono, diciamo, delle sorgenti, ma sono molto rare. Le grandi emissioni sono alla base. E questi inghiottitoi sono chiamati abissi. Il più bello di tutti è l'abisso Spaurasso. Cioè, il nome dice tutto, perché guardate questa immagine, guardate questi omini che stanno venendo giù in corda doppia. Io non ci entrerei mai, perché sono anche claustrofobico, tra l'altro. 600 metri di sviluppo verticale sotto i nostri piedi mentre stiamo andando verso i Solaroli. Pensate un po' che cosa significa. Ecco, cosa ho fatto col mio lavoro? Camminando, girando intorno, conoscendo un sacco di persone. 42 itinerari, 74 varianti per un totale di 626 chilometri. Ce n'è per tutte le gambe, da un minimo di 2 ore e un quarto fino a 9 ore. Un'altimetria di 134 metri minima, che è il giro di Rasai di Amalassunta, per arrivare a 1670 metri, che è il sentiero 180, che è dalla Valle di Santa Felice da Porta in Cima al Grappa, una distanza minima di 4,3 per un totale di 22,2 km. Pensate, potete fare quello che volete con il Monte Grappa. Anche i gradi di difficoltà sono adatti a tutti. Questa è la tabella praticamente del CAI, che è quasi tutta quella che loro citano, ovvero turistico, escursionistico, escursionisti esperti attrezzati, le ferrate, perché abbiamo anche le ferrate sul Grappa, no? Qui vi faccio vedere che cosa ho fatto nella mia vita finora, perché poi non ho finito. L'altro giorno mio padre mi ha detto, a che tu finì adesso? No papà, ce n'ho ancora, perché lui è sempre lì che mi dice, tu che hai a lavorare? Ma per me questo non è un lavoro, è una gioia, una passione, che faccio solo a fine settimana, tra l'altro.
Riscoprire le Alpi Trevigiane, 3,95, 4,10 delle Sentieri Nascosti, 128 del Visentin Selvaggio, 4,30 del Prealpi Flash, 405 delle Colline del Prosecco. Ho lasciato stare la parte dolomitica perché è, diciamo, un contesto diverso e particolare. Aggiungiamo il Monte Grappa, 2.394 chilometri a disposizione del camminatore. Insomma, penso che ce ne sia un po' a disposizione di tutti. Qui vediamo una mappa sempre del nostro fantasmino portata in quella tabacco e vedete i puntini rossi che sono i vari itinerari che ho raccontato. Sono abbastanza ben dislocati e distribuiti. Come li ho fatti? Ho fatto tre settori. Settore sud-orientale, fantasmino con la freccia ci sta a indicare dove ci troviamo. Si parte dal Conti Onigo a Pederoba. I Conti Onigo sono stati una famiglia tosta, che hanno avuto tutta la loro storia, poi ci sono dei libri che li raccontano. Andiamo proprio a passeggiare sulle tracce di quei personaggi. A Cavaso abbiamo due itinerari che sfiorano entrambi la Bastia di San Giorgio, a Possagno andiamo a vedere le trincee del Monte Palon, poi andiamo nella Valle di San Liberale con la Cima della Madre e il Sentiero delle Meatte, che è un itinerario, diciamo, bello, adatto a tutti, e poi un paio di ferrate che, insomma, io ne ho fatte tante, ho fatto anche la Ovest di Lavaredo, ho fatto il Monte Rosa, ma vi assicuro che lì non è una cosa così banale, quindi affrontiamole se siamo preparati. La direttissima è conosciutissima, ma siamo nella Valle della Madonna a Crespano, così come sulle orme di Don Paolo Chiavacci, e poi Borso del Grappa ne abbiamo un paio, quindi andiamo ai prati di Borso e poi la famosa traversata che è il sentiero 102 che da Campo Croce porta fino alla Valle di San Liberale. Andiamo intorno al Monte Oro, nella terra di Popi Frison, quindi andiamo a vedere il Rivon, il Coston, andiamo a fare i Colli Vecchi, i luoghi della resistenza, perché lì c'è una storiella legata appunto a quel tragico eccidio. La dorsale dei Solaroli è quella che conosciamo praticamente tutti, e il giro delle Malghe io l'ho intesa un po' particolare, perché anche lì ci sono tanti giri delle Malghe, no? Io l'ho fatta concependola, partendo dalla Forcella Archeson, facciamo la Malga Archeson, la Malga delle Mure, la Malga Cason del Sol, la Malga Domador, e poi si ritorna per la Camparonetta e la Paradiso. Ecco, questo è l'anello che ho concepito. Fantasmino, ci portiamo nella parte vicentina, entriamo in Valle di Santa Felicita, quindi abbiamo quella bellissima escursione che è un mondo a sé, che ci porta sul 100 e 180 fino in cima al Grappa. L'anello del Cavallo della Sara, siamo nella spalla occidentale della valle. E poi andiamo nella zona di Pove del Grappa, dove è stato mappato praticamente tutto l'anfiteatro, quindi il Cattino, diciamo quel bellissimo, come si può dire, quasi un golfo sembra, no? Dove ci sono questi bellissimi uliveti. L'anello del Torrione, le due creste di San Giorgio e Cavallini, siamo nella zona di Solagna. Sentiero Piano di Castello, siamo a San Nazario, verticale col Moschin, anello delle Aste Rosse, siamo a Merlo, Colli Alti li abbiamo visti prima, quindi a partire da Campo Solagna, tra l'altro, Colli Alti, come li facciamo? Prima per le Penise, tornando per i Colli, o facciamo i Colli e poi torniamo per le Penise? Ho deciso di farlo Colli Alti e ritorno per le Penise, perché? Perché così abbiamo rivissuto ciò che hanno fatto il nono battaglione d'assalto col Moschin nel 1918, quando hanno fatto questa azione che è stata straordinaria, perché sapete che lì si sono giocati anche degli aspetti molto particolari, critici, se non che cosa sarebbe successo se non avessero fatto quell'attacco? La famosa domanda che ci si pone davanti a quell'azione del maggiore Messe, e c'era anche il Zancanaro, che tra l'altro era un bravissimo capitano di Feltre. Vabbè, tutta una storia che poi è raccontata all'interno dei libri grazie a esperti storici, tra cui io ho piacere veramente di aver qui Loris con noi. Sul sentiero degli Anzini di Rivalta entriamo sempre in più in quella stretta Val Brenta e poi andiamo a Cismon con ben tre itinerari, che ci porterà a vedere quell'area un po' meno conosciuta, perché a me piace portare l'idea non solo nelle valli, quelle conosciute di domenica, la Valle di San Liberale, la Valle di Santa Felicita, andiamo a vedere anche gli altri itinerari, perché guardate che io incontro una o due persone in quei sentieri, ma sono bellissimi, sono straordinari. Ultimo, settore settentrionale,
andiamo attorno alle bocchette, partiamo quindi da Cima Grappa e ci facciamo il Pertica, il Forcelletto, andiamo sul bosco del sentiero Bosco degli Eroi, andiamo a vedere la svolta di Catasson, andiamo al Cason dei Lebi, andiamo a ripercorrere la cresta dei Solaroli nella parte più orientale. Poi andiamo nel lago di Corlo con ben due itinerari, qui c'è stata una bravissima consulente che è la Elena Maddalozzo che mi ha portato a vedere delle borgate incredibili, tutte disabitate, e poi andiamo nella zona di Serena Grappa con l'Anello dei Foiaroli, poi andiamo dal Ponte da Vienna a Maglia Fontana Secca dove c'è la Val d'Umella, che c'è anche una bella struttura lì. Il Monte Tomatico, siamo nella zona di Porcen, l'Anello della Regina Amalassunta, siamo a Rasai di Serena Grappa, l'Anello del Peurna e le Olte e la Val d'Umella, siamo nella zona di Schierenin. Ci spostiamo verso Alano, col sentiero di Rommel, Monte Spinoncia e Malga la Fossa, Malga Barbedera e Monte Piz, che è un mini giro delle malghe locali di quella zona. Poi andiamo a Quero con da Cornella alle Stalle di Pauda per concludere nella parte proprio nord-orientale più estrema, che è l'Anello Sassumà, Monte Santo, Monte Tomatico, con la famosa cenza di Prada, che è quell'altro osso duro, bisogna stare attenti lì. E concludiamo, diciamo, tutto il nostro periplo del Grappa. Qualche immagine, perché finora ho chiacchierato, adesso voi volete vedere qualche immagine, no? La dorsale dei Solaroli non potevo non citarla, perché è quella più conosciuta. Si parte dalla Cima Grappa e poi si fa tutta la linea di questa dorsale per arrivare a sfiorare il Val d'Eroa. Quindi la Croce dei Lebi, il Casonetto, il Col dell'Orso, poi si torna giù alla Casera dell'Orso per fare la Val delle Mure e poi il rifugio Valvecia, anzi una volta era Malga, adesso è diventato Valvecia. Eccolo qua, questo è il percorso che conosciamo in tantissimi, straordinario, bellissimo, sembra di volare. E poi se si guarda a destra si vede la Val delle Mure, ma se si guarda a sinistra si vede la lunga Valle dello Stizzon, che è quella di Serena del Grappa, con il Monte Aurin, con le vette Feltrine e il Monte Avena. Questo è Peurna, nella parte diciamo più ostica, che è quella, pensate, dove passavano gli eserciti una volta, perché qui gli austriaci sono passati di qui, tanto per dirvi. È incredibile, vabbè. E poi si scende, si fa la Casera Col dell'Orso, si entra in Val delle Mure con il Cason del Sol, bellissima, con questi archi, un architetto mi ha detto che questa formula architettonica potrebbe essere del 1600, quindi pensate che vecchi che sono. E poi c'è anche il laghetto, che ovviamente il Grappa non poteva non avere il suo lago, eccolo qui, il laghetto delle Mure. C'è chi dice che sia post-glaciale, altri invece che abbia origini da una risorgiva sottostante, non è ancora stato definito questo elemento. E poi si arriva in una struttura che è chiamata Cason Val di Melin. Questa mi ha sempre appassionato, no? Perché poi si vede questo cerchio, vedete una fascia rossa che adesso non si vede più, ma dietro si vede un po' di più. Sono andato alla ricerca e si è scoperto che quei segni sono della famiglia dei Raselli, no? Che c'è la famosa contessa Toni Rasei, vedo che qualcuno fa dei cenni, quindi la conoscete. Pensate che io ho la Topolino di lei, perché l'abbiamo comprata tramite degli eredi. La Topolino Legno si chiama, no? Quelle station wagon viste, quella parte di legno. Era una famiglia nobile che aveva in proprietà tutta la Val delle Mure, compreso il Cason di Val di Melin. E questo era una sorta di albergo, andavano proprio a prendere le aree buone, a villeggiare. C'è ancora adesso il garage dove parcheggiavano il calesse, perché andavano su proprio col calesse questi signori Raselli, dialettalmente Rasei. Okay? Poi si va a Malga Valvecia, che adesso è diventata rifugio, e si chiude l'anello. Andiamo a vedere un altro itinerario. Siamo, vedete il pallino sul fantasmino, nella zona della Valle di San Liberale, una delle ferrate. Prendiamo per esempio la Carlo Guzzella, che parte appunto dal capitello di San Liberale, fa il Napon, e quindi tutta la ferrata, arriva al rifugio Valvecia e poi fa la trincea del Boccaor per tornare sul 153, che è una bellissima strada militare. Ecco, questo è il capitello di San Liberale, quello nuovo, perché poi quello vecchio è un po' più in giù, un po' più a sud. Anche lì tutta una storia legata a probabili abati,
per qualcuno. Carlo Guzzella, chi era questo Carlo Guzzella? Perché mi sono chiesto, ma era un personaggio di che tipo? Ma è stato un personaggio, uno dei fondatori del manipolo escursionisti di San Liberale, il MEL, e è caduto per cause naturali durante una partita di calcio. È successa così. Gli hanno dedicato comunque gli amici la ferrata. Una ferrata che è straordinaria, è aerea, è anche impegnativa. Man mano che si sale, guardate che spettacolo, il Napon, le meate, Cima della Mandria qua giù. Una meraviglia. Un'immagine, sono io che sto salendo, veramente bella secondo me, perché c'è questo naso che esce, ci fa capire che insomma è una ferrata che va sicuramente affrontata con l'attrezzatura, con i moschettoni e anche l'imbragatura quella specifica, quel dissipatore, perché se si scivola sapete che prendete una bella stecca, no? Invece quel dissipatore ti permette di ammortizzare un po' il colpo. E poi si torna per il 153, che è questa una delle strade militari, no? Frequentatissima di domenica qua, giorno come sta? Insomma, c'è un sacco di gente. Perché poi ha la presenza di queste belle gallerie e poi c'è la possibilità di fare una piccola deviazione citata all'interno della descrizione come variante, avete visto prima che ci sono le varianti, ecco, questa è una variante che ci porta al Bus de Refos, che è un anfratto che è stato creato a livello geologico su una faglia e tra l'altro anche una piccola sorgente che segue appunto la faglia, la spaccatura della roccia. Andiamo ad ovest, Pallino, vedete, siamo nella zona della Val Brenta, questo è il sentiero tosto, questo veramente a me piace da matti perché lì poi insomma si trova veramente nella natura più selvaggia. Si parte da Rivalta, si fa un pezzo dell'antica via che porta al Tirolo, una dicitura vecchia che ho trovato in un libro, poi si sale per sentiero 933 fino al sentiero dell'Asta, poi si sale ancora sotto il Col d'Anna, sotto il Col del Miglio, si fa il sentiero delle scalette a ritornare. Vediamo Rivalta. Rivalta è uno dei borghi della Val Brenta che ha vissuto, diciamo, il dramma di quasi tutti, ovvero lo spopolamento, l'esodo durante la Prima Guerra Mondiale, tanti se ne sono andati, in genere nel meridione, si sono uniti poi ad altre famiglie e oggi vive una manciata di irriducibili che sono molto gelosi e tra l'altro campanilisti in una maniera bestiale tra un abitato e l'altro. Appena dopo c'è San Marino, qui c'è San Marino, non vuoi toccarli. Comunque è un borgo bellissimo che ha anche le scritte di un tempo, quindi insomma visitatelo, chi non l'ha fatto andate a vederlo perché merita. Più moderni queste indicazioni che sono del CAI di Bassano, ecco, il CAI di Bassano è veramente, non so quanti di voi sono del CAI di Bassano, ma è un'associazione veramente tosta, preparata, organizzata, Romeo Compostella mi ha sempre seguito, nulla da dire anche col CAI di Feltre, e anche la sottosezione della Pedemontana del Grappa, poi c'è anche quello di Montebelluna, di Cittadella, di Castelfranco, insomma è pieno di CAI di Grappa, ma quello di Bassano qui insomma veramente è ben organizzato. Passaggi in Cengia, possibilità di avere la visuale verso l'altopiano dei sette comuni, qui stiamo vedendo il Monte Cornone, il Monte il Sasso Rosso, il Monte Spitz, il Loche, qui passa un sentierino bellissimo, la Val Gadena, quel covolone della Val Gadena, qui c'è un sentiero che viene giù che mamma mia, io ho parlato col CAI di Marostica, bisogna metterlo a posto, perché tra l'altro è deceduto anche un ragazzo di Santa Lucia di Piave, però meriterebbe di completarlo perché ci fa un bel anello. Tra l'altro qui si vedono i terrazzamenti che hanno dato origine a tutta quella storia del tabacco, no? Perché lì lo stanno riscoprendo, c'è due ragazzi che mi hanno dato le informazioni e che troverete all'interno del libro tutta la storia del tabacco, che è veramente straordinaria, il nostrano del Brenta, me ne hanno regalato due, l'ho fumato l'altra sera, perché una volta fumavo anche i sigari così, poi ho sospeso, ho detto occhio che torno a fumare con quelli del Brenta, per carità. Ecco, ci giriamo dall'altra parte, quindi stiamo salendo, e che cos'è che troviamo qui? Il rosso ammonitico di cui vi parlavo prima, guardate che imponenza che ha questa formazione, sono gli Anzini,
gli eroci anzini. Nei libri di Grande Guerra si parla che noi, il nostro esercito più volte è scappato giù per le rocce anzini, no? Che cosa significa anzini? Deriva da ansin, l'uncino dialettale. Qui mi pare che c'è un signore, eccolo laggiù, delle zone di San Nazario di Merlo, che sa bene che l'ansin era quel gancio che serviva a sostenere il carico sui fili a sbalzo, perché in Val Brenta tiravano fili a sbalzo a volte anche con un'unica campata. Ci sono quelli di ferro pieno, tondino, e ci sono ancora, Eugenio Campana, che è lo storico di riferimento della valle, ha anche la proprietà di una di queste file a sbalzo. Poi in epoca più recente è stato multifilare. Vabbè, quella è tutta un'altra storia. Dobbiamo in qualche maniera scavalcare le rocce anzini. Ci stiamo avvicinando, vedete qua dietro sempre le rocce anzini, una bella fioritura di campanelle, e facciamo dei passaggi agevolati da catene, altrove anche corda fissa, e poi tutte queste scalette che sono diciamo stati il passaggio dei nostri eserciti quando c'era l'allarme. Passiamo nei pressi della strada dell'asta, andiamo poi con una variante verso il Finestron, passando per il Col Caprile, dove c'è questa lapide che ricorda che qui è caduto Peter Pan, il soldato famoso che è ricordato all'oculo numero 107 di Cimagrappa, il Col d'Anna, che è altra bella località, e poi vi porto all'anello dei Foiaroi. Siamo nella parte nord del Grappa, un anello che parte da Pian della Chiesa, si fa il Col dei Boff, entra nella zona di Reselé e poi andiamo a Vallonera. Andiamo velocemente, quindi Pian della Chiesa, che era popolatissimo, oggi un po' meno. Dobbiamo raggiungere questo borghetto, che è un borghetto disabitato, molto bello, qualcuno adesso lo sta rimettendo a posto, e poi andiamo a vedere i gemelli di Reselé, che sono questi gioiellini, sono questi foiaroi, sono delle strutture che sono uniche al mondo, perché magari qualcuno dice, ma sì, ci sono anche i cason di Marano, di Caorle, ce ne sono anche in Giappone, ci sono in Africa fatte così, ma fatte di ramoscelli di faggio, sono tipici della nostra zona, quindi meriterebbe una menzione anche per un'eventuale classificazione UNESCO. Altra visuale verso il Peurna, Sassumà e Montesanto. Quest'altro è il foyerol di Dante Rec, altro bellissimo elemento, e poi c'è la fossa grande di Vallonera, che è questa fossa, busa, lama, ci sono le varie tipologie di come si chiamano a seconda della latitudine, le pozze di abbeveraggio. Il cane Trudy, che vive lì tra l'altro, perché aveva il proprietario che si è ammalato e lui continua a fare sempre l'anello di foiaroi, ti porta, quindi è come una sorta di guida, nuovamente giù a Pian della Chiesa. Questo è il foiaroi a metà del secolo scorso, era praticamente un'attività agricola a sé stante, e qui vediamo un tetto rifatto, quindi i foiaroi con questi bei mazzetti presenti che diciamo fanno da copertura, non passa una goccia d'acqua. Vedete come sono fatti? Quindi ramoscelli raccolti rigorosamente la prima luna calante del mese di agosto. L'ultimo, l'anello della regina Malassunta, siamo nella zona di Rasai, qui siamo di classificati T, turistici, 2 ore e un quarto, quindi adatto a tutti, anche le famiglie. Si sale nella zona della Cavallera per poi fare i coi di Rasai, le Torreselle e la Val Cauca con le sue belle cascatelle. Questo è Rasai, questo è Seren del Grappa, si va a fianco della chiesa di San Martino e poi si vedono questi murales che raccontano la storia e le vicissitudini di questa regina ostrogota, che si dice che abbia fatto sosta a Rasai, e tutti dicono sì, ma l'è un'invenzione. In realtà pare che sia vero, perché negli anni 50 hanno trovato il suo tesoro e qualcuno sembra che si sia proprio arricchito, ma questa è un'altra storia. Siamo ai coi di Rasai, dove ci sono anche i castagni che producono il marrone tipico di Feltre e le cascatelle. Chiudiamo l'itinerario con il casel di Rasai, che era appunto l'attività lattiero casearia di un tempo. Un'opera fatta specificatamente per questo libro è fatta da Fabio Vettori, che è l'artista delle formiche, e ha raccontato con
interamente, diciamo, la leggenda di Amara Assunta. Oltre agli itinerari, io racconto anche tutto ciò che si incontra, quindi aspetti culturali, come ad esempio il Totenburg di Quero, che è l'esatto antagonista del Sacrario di Cimagrappa. Loro l'hanno visto in una formula molto più minimalista, tetra, anche un po' impressionante, se vogliamo, per andare a vederlo. È fatto completamente di porfido trentino, contiene le spoglie dei caduti di lingua tedesca. Qui lo vediamo visto da drone, qui dietro abbiamo la dorsale del Monte Sassoumà e del Tomatico, il Cornella, e come è stato concepito come una sorta di nave che si è incagliata verso il suo destino, perché mai sono riusciti a avere il possesso del Piave. La luce è naturale, non c'è energia elettrica, qui vediamo i simboli esoterici del nazismo, un nazismo ahimè che sappiamo bene quei disastri che hanno combinato, lì c'era addirittura la svastica nella sala d'onore, poi è stata cancellata per dannazio memorie nel 1945, questa è l'ara centrale fatta di granito svedese. Praventore, ecco, laggiù abbiamo uno signore, ho l'onore di averlo qui con noi, si alzi dai, che così vediamo chi è che ha messo a posto completamente questo borgo, perché merita. Io l'ho preso come riferimento perché è un esempio di ricostruzione di un borgo di media montagna. Il Grappa ne ha tantissimi di borghi che sono ahimè messi male, quindi c'è il borgo Puel, c'è il Fumegai, c'è il Todescati, Berti, abbiamo Pian della Cesa, abbiamo il Pian de Giacon, il borgo Croci stesso, ma questo è stato completamente rifatto da quel signore laggiù. Addirittura il capitello è stato restaurato con la Madonna del Riposo del Ferruzzi, e andateci perché è veramente uno spettacolo, guardate che spettacolo, che meraviglia, simbolo dei borghi di media montagna. Vado velocissimo perché il tempo stringe. Gli scalpellini di Pove è un'altra curiosità che ho incontrato a Pove del Grappa. Nella parte alta della conca degli ulivi c'erano e ci sono tuttora delle cave dove si estraeva questa pietra di Biancone, l'abbiamo vista prima, per creare delle opere d'arte. Qui vicino alla libreria ce n'è una, per esempio la statua del Da Ponte, ma tanto per dirvi, il palazzo del governo a Berlino è stata fatta dagli scalpellini di Pove, le statue dell'ala napoleonica a Venezia, che è quella che guardate dando le spalle alla basilica di San Marco, giù in fondo vedete le statuette, sono fatte dagli scalpellini di Pove. Famiglie famose come i Bosa, gli Andolfato, i Donazzai, e attualmente ci sono ancora gli Zanchetta, eccoli qua, hanno fatto un'opera incredibile, un gioco degli scacchi in formato maxi commissionato da Yoko Ono, la moglie di John Lennon, che ha fatto il giro del mondo. Eccolo qua uno scalpellino a metà del secolo scorso. E infine il lago di Corlo, che ha tutta una storia incredibile. Il torrente Cismon è stato sbarrato dalla Sade, un po' quel che è successo per il Vajon, sappiamo bene, e ha creato un dramma, perché, a parte che insomma genera energia elettrica, perché la centrale di Cismon, da sta luce qui che abbiamo qua dentro, arriva proprio da lì. E che cosa ha fatto questo invaso? Ha cancellato borghi bellissimi come Giugliat, dove c'era la chiesetta, c'era la fontana di pietra e quant'altro. L'arcimento e gli abitanti hanno avuto le barche per far spola da una parte all'altra, perché avevano le coltivazioni. E sapete cosa hanno fatto? Si sono improvvisati anche pescatori, quindi ha cambiato l'economia e la vita di quei popoli. Una curiosità, mentre c'era l'invaso, la chiesa stava per essere allagata, l'hanno spostata a Rocca di Arsè, ma hanno lasciato il campanile dove era. Quindi si dice che il campanile ha divorziato dalla chiesa. Eccolo qua. Le guerre io ovviamente dovevo toccarle in qualche maniera, perché è un argomento critico, sapete tutti che cosa significa. Tutto il Grappa riporta dei segni, questo per me è indicativo e significativo, un'immagine del Monte Pertica che nel 1917 in una sola notte è stata conquistata ben 7 volte. Abbiamo ancora le cicatrici, tutto è butterato dalle scoppio delle granate. Queste sono cose che non verranno mai cancellate, anche se poi sapete bene che la natura cerca sempre di impadronirsi. Per fortuna queste cose oggi le viviamo in un'altra formula, con il turismo, come ad esempio
le gallerie di Campeggia, come questo passaggio in Val Goccia che è completamente lastricato da parte degli austriaci, su un punto dove c'era anticamente già un sentiero. Attenzione, non è fatto dagli austriaci, è stato rimesso a posto dagli austriaci. E poi la guerra significa anche seconda guerra mondiale. Nel 1944, tra il 20 e il 27 di settembre, sapete che c'è stata l'operazione Piave che ha creato il disastro, sono state requisite le mandrie, hanno ammazzato un sacco di partigiani. Sapete bene cosa è successo qui nel Viale dei Martiri con i 31 lecci. Qui è la busa delle cavre, che è l'elemento più importante che abbiamo di quel periodaccio. E poi c'è la storia dei recuperanti. Qui abbiamo un esempio di recuperante che è Marino Finato, che ha una collezione incredibile di cose che ha recuperato. Una volta serviva proprio per una questione economica, sì, per arrotondare il bilancio familiare, adesso lo fanno per passione, ma lui lo fa anche per onore dei suoi avi, che erano i veri recuperanti. Oggi dicevo che la natura si sta impadronendo di nuovo del Monte Grappa. Questo è il fiore di San Giovanni, che tra l'altro è il mio fiore, e qui non a caso, ma di quel giorno nella trincea del Boccaor ci stava a dire che è il momento della rinascita. Ecco, il libro l'abbiamo sfiorato prima, l'argomento, 626 km di sentieri, 42 itinerari, c'è un QR code all'interno, curiosità culturale l'abbiamo vista, le mappe tabacco, una cosa a cui ci tengo tantissimo. Questa immagine è stata fatta da Francesco Di Segna, che è non un fotografo del Grappa, ma è il fotografo del Grappa per me, perché è uno che ama tantissimo quella montagna, si è alzato di buon'ora di estate per me a fare una foto della Golden Hour, che è un momento particolare della giornata, che è all'alba e al tramonto, dura pochi minuti e rende l'atmosfera come l'oro, ecco, la Golden Hour. Mappa tabacco, parallelamente al lavoro che ho fatto di mappatura dei sentieri, il gruppo di lavoro si è dedicato anche a mettere a posto i nuovi sentieri, a cancellare quelli che non sono più in uso. Abbiamo spostato montagne intere, perché tipo il Col Formigher era messo in una maniera sbagliata. Abbiamo rifatto anche la toponomastica, soprattutto anche qui nella valle di Santa Felicita, e quindi c'è questa novità. C'è la possibilità di scaricare le tracce GPS, tutti i 626 km sono tracciati col GPS, e cosa fare con questo GPS? Si corre dietro come una sorta di filo d'Arianna, con delle app disponibili sul mercato. La traccia GPS è scaricabile nel sito dell'Ediciclo, basta registrarsi e quindi potete andare tranquillamente senza perdervi. Invece col QR code si va alla partenza del giro senza grossi problemi, quindi in questo caso da Porcen per andare in cima al Tomatico. Chiudo con questa immagine che per me significa tutto, e sono i famosi 90. I 90 che mi hanno aiutato, qui magari qualcuno dentro questa sala ci sarà, ma sicuramente ce n'è uno qui. Io vorrei fare un applauso anche a loro, che sappiamo cosa ha fatto per la montagna, per la storia, per la Grande Guerra e anche per me, che insomma mi ha sempre accolto con grande entusiasmo. E poi c'è un'altra persona che io voglio ricordare, che è un personaggio che io dico che è il nostro primo solista delle Frecce Tricolori, è il primo violino dell'orchestra del Monte Grappa, è Ciro Andreatta. Non so se lo conoscete, ma questo è uno che sa tutto, ma dico tutto, del Monte Grappa. E con questa immagine del rifugio Scarpon in veste autunnale e le note di Sabrina, che ci allettierà adesso con qualche musica che si associa proprio al Monte Grappa, io vi ringrazio e vi do appuntamento sui sentieri del Monte Grappa. Grazie.